Si chiama zuppa inglese ed è napoletana. Sì, gli anni 60-70 regnava nelle pasticcerie napoletane, la zuppa inglese alla napoletana. Iniziamo dal pan di Spagna, mettiamo in planetaria le uova, lo zucchero. Adesso facciamo montare a velocità medio-alta. Durante il montaggio un cucchiaino di aceto di vino bianco o di succo di limone, che serve per far montare bene le uova, va a togliere anche quel sentore di uovo forte nella montata di pan di Spagna ed è anche un lievitante naturale. Nel frattempo monta, andiamo a setacciare per 2 volte la farina. Questo pan di Spagna non contiene lieviti perché nel pan di Spagna originale non si mette nessun lievito chimico perché deve lievitare naturalmente. Adesso possiamo già impostare il forno alla temperatura di 190 gradi. Nel frattempo montano le uova e durante la lavorazione sarà pronto per infornare. Durante il montaggio andiamo ad imburrare e infarinare una teglia. Uova sono pronte. Adesso inseriamo la farina nelle uova in 3 riprese con l'aiuto di una frusta o un cucchiaio a spatola. Il composto è pronto, il forno anche è pronto a temperatura, mettiamo all'interno. Forniamo alla temperatura di 190 gradi per circa 15-18 minuti, forno statico. Pan di Spagna è freddo, mettiamo sul piatto. Adesso andiamo a lavorare su un piatto che dovrà andare in forno. Usate un piatto, potete lavorare anche su una carta da forno, poi dopo la mettete, diciamo, sul piatto. Andiamo a tagliare. Andiamo a fare il pan di Spagna diviso 3 strati uguali. Andiamo a lavorare su un piatto d'acciaio o adatto a forno. Quindi, fatto il pan di Spagna, andiamo a preparare le 2 creme, crema pasticcera semplice e crema pasticcera al cioccolato. Adesso dividiamo in due la crema pasticcera, metà al cioccolato e metà semplice. Vi ricordo, per realizzare questa crema pasticcera usata in questo video, vi lascio il link in descrizione e nel mio primo commento. Adesso, per farla al cioccolato, vado a sciogliere un po' di cioccolato fondente in microonde. Adesso, sciolto il cioccolato, deve essere, il cioccolato ovviamente è caldo, almeno sui 30 gradi, se non di più. La crema pasticcera deve essere calda, non deve essere fredda di frigorifero, un po' più della temperatura ambiente, sui 25-26 gradi, altrimenti si blocca il cioccolato nella crema pasticcera e si fanno i granuli di cioccolato. Quindi inseriamo all'interno. Come bagna useremo liquore all'Arc Hermes. Quindi andiamo a diluire con acqua e zucchero. Ovviamente si può usare qualsiasi bagna. Adesso montiamo la torta dal primo strato. Iniziamo a bagnare lo strato inferiore. Crema pasticcera. Andiamo di spatola. Adesso amarena schiacciata. Quindi altro strato di pan di Spagna, quindi cioccolato. Ogni volta che faccio questo dolce mi vengono in mente sempre le persone come i miei genitori e altre persone che hanno vissuto la loro adolescenza verso gli anni 60-70. Questa torta per loro è stata il top dei dolci della tradizione napoletana. Di scaglie o di cioccolato.
Adesso nel frattempo montiamo la meringa, mettiamo un po' la torta in frigorifero. Quindi mettiamo gli albumi e lo zucchero in planetaria. Montiamo a velocità medio-alta fin quando non avremo una schiumosità tipo panna. Durante il montaggio mettiamo il succo di mezzo limone spremuto. La meringa è pronta. Questa è una meringa che non va cotta sul fuoco con lo sciroppo classica all'italiana, è una meringa che verrà cotta direttamente in forno. Mettiamo un beccuccio riccio piccolo, non molto grande. Mettiamo la meringa all'esterno in questo modo. Adesso andiamo di spatola finché non diventerà completamente liscia e dritta. Adesso inforniamo in una placca da forno alla temperatura di 160 gradi il tempo che si deve dorare un po' intorno e diventerà croccante, più o meno una 15-20 minuti. La meringa ovviamente a gusti, a me piace non proprio croccantissima che si spacca tutto, ma deve essere ben croccante e allo stesso tempo morbida.